Oggi 13 giugno 2024 ci troviamo presso le dimore di Ortona per la presentazione di un'associazione non profit, Uniamo Ortona. Sono in compagnia di Lorenzo Di Nella, a cui faccio la domanda: perché questa associazione? Ciao Anna Maria, buonasera a tutti. L'associazione nasce con l'intento di unire Ortona. Abbiamo scelto questo nome fra tanti proprio perché crediamo che ci sia bisogno di un nuovo spirito in questa città, uno spirito di ascolto, di partecipazione, di passione, di condivisione, di conoscenze, ma anche e soprattutto di esperienze, l'esperienza che ciascuno di noi e ciascun cittadino può aver accumulato nel corso della vita con tutte le attività che ha portato avanti, e quindi con l'idea di accogliere chiunque abbia il desiderio di mettersi al servizio della città, ma soprattutto perché coloro che hanno delle conoscenze, che hanno delle esperienze, che hanno delle capacità, hanno il dovere, a parer nostro, di metterle al servizio della collettività. E quindi sostanzialmente questo, nello spirito, in uno spirito nuovo, uno spirito che sia un pochettino una risposta serena a un clima di, diciamo così, più teso, non conciliante degli ultimi mesi, degli ultimi anni. Invece noi pensiamo che Ortona meriti veramente che ci sia una realtà, un progetto, un percorso aperto, inclusivo e non escludente, che sappia dare l'opportunità a tutti di dare il proprio contributo. Come potremo noi cittadini di Ortona contattarvi? Come sarete raggiunti, ecco, oltre ai social? Ci sarà una sede? Allora sì, stiamo iniziando a cercare una sede, un luogo fisico dove poter incontrare i cittadini. Inizieremo questa attività considerando anche che l'estate, e quindi nel rispetto dei tempi e delle necessità di ognuno, di fare formazione e informazione attraverso, come hai detto tu, i nostri canali social, attraverso anche degli incontri tematici che pensiamo di portare avanti non solo a Ortona Centro ma anche in tutte le contrade nel territorio ortonese, perché finché non avremo una sede in cui i cittadini possono venire da noi, saremo noi che andremo da loro per ascoltare le esigenze, per coinvolgerli, perché è un progetto, come ho detto, aperto, quindi tutti quanti devono avere la possibilità di intervenire e dare il proprio contributo, altrimenti unire non riesce. Se escludi qualcuno, se non dai la possibilità a tutti di partecipare attivamente, non riesci effettivamente a unire. Quindi sicuramente attraverso i nostri canali social faremo delle azioni di informazione mirate e puntuali su tematiche specifiche di cui poi parleremo durante la presentazione, parleranno gli altri appartenenti all'associazione, al gruppo, e poi sicuramente anche attraverso la nostra, per ora abbiamo un indirizzo email che è uniamoortona@gmail.com, da cui ci potete intanto contattare, dopodiché vedrete i volti delle persone che compongono il gruppo e quindi sarà facile contattare direttamente loro. Dietro alle quinte ci troviamo, è vero, adesso sento un bel vociare, quindi Ortona ci dà l'impressione che abbia risposto. Sì, speriamo di sì, non mi giro per scaramanzia, però sento un bel vociare come dici tu, quindi sicuramente c'è una grande partecipazione. Quello che ci ha stupito nel contattare le persone per iniziare questo percorso, che è soltanto all'inizio, è stata la risposta più che positiva che la gente ha dato nella voglia di impegnarsi, perché noi abbiamo semplicemente chiesto questo: vi volete impegnare insieme a voi? E la risposta è stata sempre di sì. Speriamo continui a essere questa. Ascolta, sui social si sono dette tante cose, continuano a dirle, ma scaramanticamente vogliamo far uscire l'Ortona bene, giusto? Sì, l'obiettivo è proprio quello, far uscire il meglio di Ortona, un meglio che ciascun cittadino può dare. L'unica condizione è deporre le armi di guerra e mettersi a servizio, a disposizione e in ascolto di chi ci sta vicino. Buon lavoro a te e ai tuoi collaboratori. Grazie a tutti. Allora, Uniamo Ortona è un progetto, è un percorso, è un tentativo di ridare un nuovo sguardo all'impegno civico, all'impegno cittadino al servizio di Ortona. È un modo per rispondere in maniera concreta a un clima troppo tenso. Un clima che ha caratterizzato questa città soprattutto negli ultimi mesi e negli ultimi anni, sotto ogni profilo. Un clima di tensione, di rabbia, di rancore, che a noi non interessa. O almeno, a quelli che hanno deciso, qui ce n'è solo una piccola parte, a quelli che hanno deciso di iniziare questo percorso tutti quanti insieme non interessa. A noi interessa l'interesse, lo sviluppo esclusivo di Ortona e della città di Ortona. Abbiamo deciso di costruire questa associazione che è un percorso plurale, un percorso inclusivo, un percorso
che ha l'obiettivo di informare, è la prima cosa che dobbiamo fare, informare i cittadini e diventare un punto di riferimento per scoprire tante cose che spesso a ciascuno di noi, ognuno con i propri impegni, ognuno con le proprie difficoltà, ognuno con le proprie famiglie, il lavoro, non può stare dietro a tutto quello che succede dal punto di vista delle opportunità di lavoro, a tutto quello che succede dal punto di vista delle opportunità culturali. E quindi noi cercheremo di fare un po' da filtro a questa cosa, informandoli con incontri sul territorio, con una comunicazione puntuale ed inclusiva per tutti. Noi siamo pronti per accogliere tutti quanti in questo percorso, per accogliere tutti quanti in questo tentativo di dare voce a quelle persone che parlavamo l'altro giorno quando preparavamo gli interventi per stasera. Scusate, sono abbastanza emozionato. Mentre preparavamo gli interventi per questa sera, a un certo punto ciascuno di noi ha detto: chi sa, chi ha le conoscenze, chi ha un'esperienza tale per poter aiutare la cittadinanza, non può non mettersi a servizio, non può non coinvolgere i propri concittadini, ha il dovere di mettersi al servizio. E noi siamo qui perché sentiamo che quello che siamo, quello che abbiamo imparato, quello che abbiamo vissuto, quello che abbiamo, diciamo così, sviluppato e costruito nel corso delle nostre esperienze di vita, c'è la necessità e c'è il dovere di metterlo a servizio degli altri. Durante questi prossimi interventi interverranno le persone che sono qua vicino a me, tratteranno ciascuno di loro un piccolo punto, un piccolo aspetto di quella che è la vita cittadina e cercheranno di darvi il loro sguardo, le loro priorità, le loro prospettive. L'associazione ad oggi, che si sta costituendo, conta già 40 persone, siamo già più di 40 persone, che adesso vi elencherò tutte quante perché tutte meritano di essere ascoltate. Scusate, ma 0989. No, perché il mio telefono sta facendo la diretta per questo. Ve li dico in ordine alfabetico perché non ci sono persone più importanti e persone meno importanti: Ada Finizio, Alessandro Caraceni, Anna Angelica Serra che è qui vicino a me, Anna Maria De Grandis, Anna Maria Minilli, Arturo La Selva, Cinzia Dadasciore, Claudia Menè, Cristiana Canosa, Daniela Basti, Danilo Giulastante, anche lui lo ascolterete tra poco, Elsa Illuzzi, Emiliano Ciamarone, Federica Azzulli, che ha un po' di ansia esattamente come me, Federico Diodato, Giacomo Radogna, Giuliano Costanzo, Katia Polletta, Roberta Nenna, Lorella Nerpegna, Lorenzo Lirello, che sono io, Lorenzo Gatta, Loris Di Fabio, che arriverà fra poco, anche lui darà il suo contributo. Un attimo solo. Luigi Imparato, Maria Purtan, Maria Concetta Sarchese, Maria Giambuzzi, Maria Palma Sallesi, Maria Pia Castellano, Marica Tiberio, Marta Cavaliere, Mauro La Monaca, Michel Monaco, Noemi Luciani, Paola Di Sito, Patrizia Nenna, Pina Del Ciotto, Remo Verna, Alessandra Codisposto e Mauro Vanni. Spero di non aver dimenticato nessuno, abbiamo ricontrollato fino all'ultimo se fossero tutti quanti. No, l'ho detta Cristiana, l'ho detto, solo che si è alzata. Dai, oggi ti è venuta la palla attiva. Sì, oggi Lorella. No, ma meno male, così almeno mi sciolgo, non ho interventi dal pubblico. Partiamo con, dal punto di vista, diciamo così, degli interventi tematici, faccio solo un piccolo accenno a quello che è sicuramente il punto più importante per poter avviare questo nuovo approccio all'impegno civico, all'impegno cittadino e all'impegno associativo, che è un approccio culturale. La cultura è una parola che spesso viene usata in ogni contesto, a volte anche un po' a sproposito, senza tenere conto che dietro la cultura ci sono innanzitutto dei professionisti, dei lavoratori, gente che fa un lavoro e che quindi deve avere la possibilità di poter esprimere al meglio le proprie attività. Ma cultura è anche condivisione, è anche ascolto, è anche rete, capacità di mettere a rete tutte quelle che sono le potenzialità e le opportunità che la città offre. Cultura è anche sviluppo, è sviluppo, poi dopo c'è chi ne parlerà molto meglio di me, come ad esempio sono i progetti di rigenerazione urbana e culturale che caratterizzano Palazzo Corvo, Palazzo Farnese e il Complesso Sant'Anna. Noi faremo in modo di creare una rete, un sistema che permetta a tutti di essere informati sulle attività che si svolgono a Ortona, ma anche di promuoverle insieme.
Lascio la parola adesso, perché ho un po' di stanchezza, anche un po' d'arsura. No, perché è giusto dare spazio anche a tutti gli altri. E iniziamo con due ragazzi, iniziamo con Noemi Luciani e Giacomo Radogna. Sì, saranno interventi brevi, solo io ho fatto il pippone, tutti gli altri saranno molto più brevi. Non vi spaventate. Esatto. Ciupone. Esatto. Delle politiche giovanili, che sono un argomento estremamente importante per garantire opportunità ai giovani, e io credo che dobbiamo comunque tener conto delle capacità dei giovani, perché abbiamo tanti talenti qui e i giovani vogliono sentirsi ascoltati e capiti e soprattutto coinvolti, e infatti dobbiamo prenderci cura appunto dei nostri ragazzi. Bisogna fare in modo che i ragazzi non scappino da questa città e far diventare un ambiente più adeguato per i giovani. E quindi io e Giacomo cercheremo in qualche modo di stare al servizio dei giovani, sia per i giovani che per le famiglie. E lascio quindi la parola a Giacomo. Buonasera a tutti, sono Giacomo Radogna e da tempo che mi occupo della realizzazione, mi impegno per la realizzazione di eventi per i giovani di Ortona e non solo. Okay. E, ragazzi di Ortona a cui tengo molto, molto a cuore e con cui mi confronto quotidianamente, so che molto spesso vengono lasciati soli, inascoltati e senza interlocutori che li supportano nella loro creatività, e io so bene cosa si prova, perché fino a qualche anno fa mi trovavo in questa situazione anche io e ho iniziato a realizzare ciò che volevo soltanto grazie ad alcuni membri di questa associazione. E attraverso il mio impegno in questo gruppo e in questa associazione è proprio quello di voler essere riferimento per i ragazzi e far capire loro che qui a Ortona le cose si possono fare, e come ci sono riuscito io, ci possono riuscire anche loro. Bisognerebbe quindi essere un tramite tra i ragazzi che vogliono esprimersi, hanno voglia di fare, e le istituzioni. Inoltre io a Ortona realizzo eventi danzanti, ma qui non abbiamo discoteche, non c'è un locale né estivo né invernale, ma comunque ci stiamo impegnando per realizzarli in quelle che sono le situazioni che ce lo permettono. E dispiace quando ci sono persone adulte che si lamentano del tipo che c'è troppa gente o che la musica è troppo alta, con problemi di qualsiasi natura che sembra che stiano soltanto qui, impedendoci così di lavorare e permettendo ai nostri ragazzi di andare fuori. Quando invece noi abbiamo tutte le possibilità, e quest'estate l'abbiamo saputo dimostrare alla grande, di valorizzare la nostra città, di portare persone da fuori qui a Ortona e di far divertire i nostri ragazzi a casa, senza evitando così tutte le preoccupazioni del caso di mandarli fuori. Il mio impegno quindi all'interno di questa associazione è quello di essere vicino ai giovani di Ortona. Noi abbiamo già diverse idee da voler mettere in campo, ma siamo pronti ad ascoltare quelle vostre e, nel mio caso, quelle dei ragazzi della nostra città. Grazie. Grazie. Grazie a Claudio e Noemi. Adesso do la parola invece a Anna Serra e a Ranguverna. Ciao, ciao Anna. Tutti. Premetto che questo è un mondo completamente nuovo per me. Io sono Anna e sono una mamma che è sempre stata molto attiva nella realtà scolastica dei miei figli, e abito in una contrada che, come tante altre, quasi tutte, sono sempre state, diciamo, abbandonate un po' a loro. E in questi anni invece abbiamo visto un po' di movimento e finalmente siamo riusciti ad ottenere qualcosa. E chi mi conosce sa che sono abbastanza testarda e caparbia nel raggiungere quello che mi metto in testa, e mi sono iscritta a questa associazione proprio per convogliare la mia energia e metterla a disposizione di chi crederà in noi e in questo progetto. Brava.
Buonasera, sono Leo Verna, abito nella zona nord di Ortona, sono un ex dipendente del comune, quindi ho anche una certa età. Avendo alcune conoscenze, ho preferito collaborare con questa associazione per dare il mio contributo. Voce! Microfono più vicino. A riguardo vorrei fare un accenno a quelle che sono le mie conoscenze, innanzitutto abitando in una zona periferica della città, quindi mi rendo conto delle situazioni che si creano per quanto riguarda la gestione del verde e dei parchi pubblici, quelli però extraurbani. Noi abbiamo una realtà Ortone che è quella di Ponte Grande, che è un'area abbastanza importante, circa un ettaro di terreno, quindi 10.000 metri quadri, che purtroppo andrebbe gestito in un modo migliore, in quanto c'è una certa alberatura e ci sono anche servizi, sottoservizi a servizio delle abitazioni, e quindi è necessario poterla ispezionare e intervenire in caso di necessità. Per quanto riguarda invece il passato, possiamo fare riferimento alle due situazioni che si sono create negli anni passati per gli incendi nel Colle di San Donato e alla zona Pediccio, per cui a riguardo vorrei dire che oltre a fare notizia di quello che è già successo, è opportuno che ci organizziamo per intervenire nel caso in cui si dovessero ripetere certe problematiche con vie di fuga, insomma, strade di accesso, cose che per adesso probabilmente mancano. L'altro problema è, quindi, questo discorso può vale anche per altre zone extraurbane, dove non c'è molto controllo e quindi facilmente ci possono essere incendi che possono causare danni importanti. Un piccolo appunto per quanto riguarda invece la situazione nella gestione delle strade comunali e non solo, e di quello che è l'abbandono incondizionato dei rifiuti, che è un problema grave. Vediamo troppo spesso lungo le strade buste di rifiuti abbandonati, perché molto spesso, insomma, il cittadino non recepisce, non si attiene a quelle che sono le regole esistenti. Noi abbiamo un servizio di raccolta di rifiuti abbastanza organizzato, c'è un passaggio ogni giorno per un'intera settimana, quindi non ha senso trovare una busta di materiale indifferenziato o di altra natura abbandonato lungo la macchina stradale. Quindi questo per quanto riguarda l'ambiente. Io invece farei un piccolo appunto per quanto riguarda le competenze del comune su quella che è la gestione delle strade comunali, delle banchine stradali, in modo tale che un maggiore controllo dovrebbe evitare questi abusi. Fatto questo, vorrei parlare di servizi che in qualche modo il comune garantisce alla cittadinanza, che purtroppo noi abbiamo dato in appalto da vendere, però dobbiamo sempre cercare di coinvolgere il cittadino. Parliamo per esempio del servizio idrico o delle reti fognarie o addirittura l'analisi degli impianti di trattamento, quindi delle acque di scarico. Praticamente il cittadino molto spesso non riesce a segnalare in casi con la SAS, in questo caso, perché per noi è troppo distante. Molto spesso chiama un numero, risponde il numero verde, quindi la segnalazione arriva in ritardo, l'intervento arriva in ritardo. Quindi io credo che sia opportuno creare un collegamento, un anello di congiunzione tra il cittadino e l'ente gestore di un qualsiasi servizio attraverso uno sportello qui fa capo, insomma, un dipendente che possa gestire questa cosa. Abbiamo detto tutto, per i prossimi 10 anni detto tutto. Però la cosa principale è che vorrei pregare e sensibilizzare il cittadino al risparmio delle acque, quindi nel nostro caso, quando riguarda le frazioni, l'amministrazione ha realizzato una serie di pozzi artesiani per cui l'acqua da utilizzare per trattamenti fitosanitari viene prelevato dai pozzi artesiani. Quando riguarda l'acqua potabile, è bene fare molta attenzione e quindi cercare di stare lì. Grazie Anna Remo. Adesso passo la parola a Federica e Danilo. 15, prego. Sono Federica Azzulli, qualcuno mi conosce, sa che sono un avvocato, qualcun altro non mi conosce. È la prima volta, sono molto emozionata, non ho mai fatto parte di associazioni,
Questa volta invece ho deciso di farne parte perché mi piace questa associazione, perché è formata da persone serie, competenti, ma soprattutto che hanno a cuore Ortona e hanno voglia di fare. E questo mi ha invogliato ad essere presente, insomma, a partecipare. Io metterò a disposizione dell'associazione, ma soprattutto di tutti i cittadini di Ortona, il mio lavoro, la mia attività. Cercherò, insomma, di prestare ascolto alle problematiche e soprattutto raffrontarmi anche con gli enti. Uno dei problemi so che affligge Ortona sono le continue interruzioni della SASI, le problematiche legate all'acqua, soprattutto in estate. Tramite associazione si può comunque posso farmi voce delle problematiche della collettività, insieme ovviamente a tutti, e affrontare il problema. Come diceva il signor Verna, un conto è telefonare a un numero verde, un conto invece è andare di persona a scrivere e affrontare la problematica. Altra problematica che so interessa gran parte dei cittadini di Ortona sono le problematiche legate all'ATER. L'ATER, per esperienza personale, difficilmente si muove senza un contenzioso e bisogna, insomma, evitare di arrivare a tanto, e quindi in questo credo di essere utile a questa associazione. Quindi vi invito a darci fiducia a tutti, nessuno escluso, e non dico nient'altro perché ho paura di annoiarvi. Buonasera a tutti, io sono Danilo Giurastante e sono un cittadino ortonese. Nella vita faccio il docente di marketing per la Blue Bee di Ancona. I miei studi sono terminati a Teramo, nella facoltà di scienze del turismo, organizzazione e manifestazioni, sportive. Da 25 anni a questa parte reco servizio a un'attività di famiglia estiva, che è Mastro Sino. Perché dico questo io? Perché nella vita ho studiato e mi occupo di turismo. Per fortuna da quelle parti lì passa tanta gente ormai. E la cosa che in questi anni mi ha dato più fastidio di tutti è sentire un piccolo cacchiericcio dove si diceva che a Ortona il turismo non funzionava, che la gente non viene, che gli eventi non funzionano. Rimane chiacchiericcio, io sono lì, io parlo con le persone, io vedo, io ho competenza nel settore e questa competenza ho deciso di mettere a disposizione di questa associazione, che ritengo veramente fatta di persone giuste, brave, e ognuno con il proprio vissuto e appunto la propria competenza. Quindi ritengo di dire che non è vero che il turismo non funziona, certo, bisogna migliorarlo, ma la prima cosa è magari che le istituzioni diano una mano al privato, perché i privati sono dei supereroi, signori, se non sapete. È veramente duro avere delle attività e creare dei servizi per questa cittadina. È tutto dalla parte del commercio, degli operatori turistici, è tutto correlato. L'uno è direttamente proporzionale all'altro. Quindi, signori, vi ringrazio per avermi ascoltato. Adesso do la parola a Paola Di Silvio. Buonasera, grazie. Io sono l'unica ad essere rimasta da sola, Loris Di Fabio, che doveva essere con me, arriverà. Vi volevo ringraziare, siete tanti, l'emozione c'è, chiaramente, sempre, ogni volta. Sono di Ortona, sono fiera di essere di Ortona, sono fiera di essere un ortonese. Sono un assistente sociale, lavoro in questo campo, nel sociale, nel settore sociosanitario da più di 20 anni. Ci ho pensato tanto se mettermi o meno al servizio dell'associazione, ma non sono riuscita a resistere all'idea. Forse ancora mi piace illudermi, ma non riesco a spegnere quella voglia di fare, quell'energia, quel sole che ancora ho dentro e mi piace, passatemi il termine, mi diverte ancora lavorare nel sociale.
prima di tutto lo faccio per un bisogno personale, mi piace. Cosa e perché ho scelto di far parte di questa associazione? Perché credo, dalle persone che potete vedere, che la parola che forse un po' ci rappresenta di più è la concretezza. Quindi ho pensato di poter mettere nel mio piccolo le mie competenze in campo sociale e renderle concretezza. Come? Magari banalmente facendo da filtro molte volte con i cittadini, con le persone, con gli utenti, con i giovani, con gli anziani, con le famiglie, che molte volte, capita ancora, non hanno accesso ai servizi, alle informazioni, alcune volte proprio perché l'informazione non arriva al momento giusto, al tempo giusto, e tante volte perdiamo delle occasioni. Quindi mi piacerebbe, ciao Marina, poter svolgere questa attività di filtro, di informazione, di orientamento, e farlo a toni bassi, e farlo con una caratteristica che spero ancora un po' mi appartenga, che è farlo con empatia, con capacità di ascolto, con gentilezza, perché qualche volta ce la siamo dimenticati, ma non è mai abbastanza. Le persone, i cittadini, gli utenti hanno diritto ad essere accolti con gentilezza. Grazie. Adesso do la parola a Maria. Io sono un avvocato civilista, mi occupo prevalentemente di diritto del lavoro da tanti anni. Ho avuto nella scorsa amministrazione, quella diciamo precedente all'ultima, un'esperienza amministrativa. Sono stata assessore all'urbanistica, al contenzioso, al personale, alle pari opportunità, e soprattutto nell'esperienza di assessore all'urbanistica, come dire, ho maturato una serie di esperienze, di competenze che penso di poter mettere adesso al servizio dei cittadini, perché ho avuto modo di capire come il rapporto a volte tra il cittadino, spesso assistito dal tecnico, ma a volte il cittadino da solo si trovi ad avere appunto un rapporto problematico che può essere talvolta conflittuale con gli uffici, e talvolta invece un'interpretazione di una norma fatta in un certo modo, comunque un'informazione in più, può aiutare i cittadini ad affrontare, come dire, quello che è un settore particolarmente complesso e particolarmente vitale sia per le singole persone che per l'amministrazione. Io vedo diversi tecnici qui con i quali mi sono interfacciata all'epoca, e che all'epoca ho cercato anche in qualche modo di aiutare, anche appunto cercando di trovare anche l'interpretazione più favorevole al cittadino di qualche norma, di qualche regolamento, diciamo, in questo senso qui. Quindi ritengo che questa esperienza, oltre a quella, di aver seguito un procedimento amministrativo particolarmente complesso e irto di insidie come quello della conclusione dell'approvazione del piano regolatore generale, che mi ha fatto capire anche quanto è complesso il rapporto di un ente con gli enti sovraordinati, con la sovrintendenza, provincia, regione, eccetera, mi abbia fornito quel bagaglio per poter essere utile a qualcuno che abbia bisogno magari di qualche chiarimento sulla pianificazione o comunque ripeto sui rapporti con gli uffici in genere, su tutti i rapporti con l'amministrazione che possano venirsi a creare per i cittadini. Penso di aver fatto. Ok, buonasera a tutti. Innanzitutto mi scuso per il ritardo, sono arrivato di corsa, ho fatto appena tempo di prendere il fiato, adesso dovrò ricostruire dopo questa giornata il mio intervento. Naturalmente inizio con il presentarmi, questo lo ricordo bene, mi chiamo Loris Di Fabio e vi racconto insomma il mio lavoro, quello che faccio. Mi occupo di formazione professionale e di lavoro in generale da circa 20 anni. Da 11 per essere più preciso, proprio con un'agenzia di formazione professionale accreditata in regione. E poi tocca dirvi perché sono qui, perché ho aderito a questa associazione, e vi dico i motivi, sono vari. Mi piace iniziare dal primo, però, perché a spingermi verso questa associazione è stato un grande amico, il mio più grande amico, Luigi, e
e non l'ho fatto con le parole, l'ho fatto con il suo esempio, perché negli ultimi anni l'ho visto impegnarsi tantissimo, spendersi tantissimo per la comunità, e questo mi ha dato la voglia di seguirlo. E quindi, una volta arrivato naturalmente in questa associazione, ho potuto conoscere queste persone che vedete dietro di me. Alcune di queste le conoscevo già, con alcune ho condiviso alcune esperienze anche del mio lavoro, altre invece le conosco adesso, e vi dico in tutta franchezza che mi hanno fatto venire voglia di collaborare. E di collaborare nel mio piccolo, credo che collaborare sia la chiave, perché questo paese ha bisogno innanzitutto di collaborare, di ritrovare uno spirito di comunità, che è la cosa che è sempre mancata. Aiuta a vincere un po' l'emozione, e la cosa che è sempre mancata, dottora, già ho visto critiche prima che arrivassi addirittura a presentarla questa associazione, ma ci sta, lo sappiamo. Ecco, a me personalmente piacerebbe riuscire a dare un piccolo contributo, nel mio caso appunto si tratta almeno per quello che si è parlato, di favorire al massimo la divulgazione delle opportunità che arrivano, per esempio dal PNRR, ormai abbiamo imparato tutti, il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, che ci sono già, che sono spendibili senza alcuna raccomandazione, senza alcuna conoscenza personale, e sono dei fondi che hanno oggi, per esempio, rivoluzionato il sistema delle agenzie per il lavoro. E quindi, per essere più chiaro, per farvi un esempio molto pratico, una volta ci si recava al centro per l'impiego e una volta fatta l'iscrizione, una volta consultate quelle quattro locandine sbiadite, si tornava a casa in attesa di una chiamata che più delle volte non arrivava mai. E oggi il paradigma è cambiato, c'è un programma molto ambizioso che si chiama il programma GOL, Garanzia Occupabilità Lavoratori, ed è un programma che dà una possibilità in più. Non vi dico che trovare lavoro è diventato semplice, però diciamo che almeno le politiche attive si iniziano a muovere in una giusta direzione, e quindi si è un po' più parte attiva in questa ricerca. C'è la possibilità, per esempio, di sfruttare tantissimo dei corsi di formazione finanziati, di avere un accompagnamento al lavoro, ed è quello che faccio io con la mia agenzia, ma lo fanno tutte le agenzie del territorio nazionale, perché è un'attività gratuita ovunque, non solo nella mia agenzia, che non nominerò, per ovvie ragioni. E cos'altro dirvi? Hanno detto di essere sintetici, quindi voglio restare a disposizione per questo. Mi piacerebbe, insomma, che si riuscisse a costruire qualcosa di virtuoso. Per chi di voi non mi conosce, sono Cristiana Caroso. Quando questi ragazzi giovani, perché ormai non lo sono più, mi hanno detto che bisognava smettere di stare depressi, perché di motivi ultimamente ce ne ha avuti parecchi, e di ricominciare, io ho detto: guardate che coinvolgere me vuol dire attirare sempre gli ossessionati, cioè quelli che si alzano mattina, ogni mattina scrivono a Facebook: Cristiana Caroso, fate voi, ogni mattina. Quelli che poi dicono che io vi ho chiamato perché chissà che mi sta a dire a testa. Quelli che ma invece loro hanno detto: ma in fondo di che dobbiamo, o di che ti devi vergognare? Di niente. In effetti sono d'accordo, io non mi devo vergognare di niente, e non mi devo vergognare di niente, non perché non posso avere o posso avere sbagliato, ma figuriamoci, non sono mica una persona infallibile, ci mancherebbe altro, ma soltanto perché uno ha fatto tutto quello che poteva in coscienza,
Di più non si poteva di quello, non si poteva. E la crisi è avvenuta dal punto di vista politico, non dal punto di vista che questo comune non è andato avanti, non ha fatto le cose. Ora con questi meravigliosi ragazzi, che non sono solo loro, diciamo loro sono quelli più rappresentativi o in questo momento anche più coraggiosi a mostrarsi, perché seduti in mezzo a voi ce ne sono tanti altri. Per far parlare Federica Azzulli ci è voluta la mano del signore. Federica Azzulli è un avvocato, non è un'improvvisata. Così come Danilo, così come Paola, che sapete bene, insomma, è stata, diciamo, andata a casa perché aveva un carattere e delle idee. Molte volte le donne fanno ste fini qua, diciamoci, è molto difficile ancora essere una donna, piuttosto che un uomo. Però quello che voglio dire è che qui tutte queste persone che voi vedete qui hanno qualcosa da dare, nel senso che hanno, io non uso mai la parola competenza, non mi piace molto, uso conoscenza, hanno la conoscenza. Io tanti di voi li incontro ancora e mi dicono, ma c'è, c'ho sto guaio, che tu sai con chi si può parlare, perché le persone, diciamoci la verità, c'hanno guai, problemi, non c'hanno tempo, magari non c'hanno i soldi, magari c'hanno i problemi, cioè, non è che tutti hanno sta straordinaria competenza della pubblica amministrazione, che è una cosa complicatissima. Questo lo dobbiamo dire, signori, perché se noi continuiamo a dire che è facile per chiunque, no, non è facile per chiunque. Quindi io penso una cosa, che questo gruppo, Emilia, io mo ti sto a vedere, scusa, ma stavo sott'acqua, ti alzi un attimo, no, dai, va bene, lui è un altro nostro diciamo socio, molti stanno entrando, stiamo arrivando quasi a 50 soci. Noi vogliamo guardare da persone con attenzione che succederà in questa città, perché un anno, guardate che tanto, questa città già sta tornando indietro, cioè è inutile che non facciamo finta, è così. Però ecco, una cosa è certa, io sapete che sono una da combattimento, non sono una troppo da pace, sì, nel senso che non è che ci si mette, molto dipende dalla passione, dall'ardore, dal cuore, dal fuoco. Però guardate, noi abbiamo deciso che questa nuova avventura deve servire anche a pacificare chi fa lettere anonime, chi fa denunce penali, chi ti scrive cose false, chi ingiuria le persone, chi dice male alle famiglie. Noi faremo uno sforzo per pacificare un po' questa città, che ce ne ha bisogno. Ce ne ha bisogno, a cominciare da me, da noi, ma andare oltre. Andare oltre perché è una città molto conflittuale, molto litigiosa, anche per come è fatta. Perché una città è Fontegrande, una città è Ortona, e poi ci sono 54 piccole città sparse che guardano le loro questioni, le loro cose, quello che interessa a loro. Quindi io vi dico una cosa, io sono molto emozionata quando metto a piangere, perché negli ultimi tempi l'ho fatto spesso, e poi se dopo di vecchiaia a piangere parecchio, mi pare, giusto Pina, sì. Amici, ma ripeto, ognuno di noi ci ha da dare tanto, del resto di un giovedì pomeriggio che poi è diventato di colpo, stava a Grandinano, si capiva che stava a fare, 150 persone che escono di casa per venire a sentire parlare delle persone, vuol dire che proprio dobbiamo essere veramente convincenti. Quindi allora noi iniziamo il percorso è di una casa aperta. Tutti voi ci potete entrare, poi possiamo discutere, possiamo litigare, vero Pina, sempre, sì. Possiamo litigare, poi possiamo appassionarci, però noi vogliamo portare avanti un discorso diverso. Guardate, vedete tutto quello che scriveranno, tutto quello che ci diranno, tutto quello che... non ce ne frega assolutamente nulla. Cittadini, dei problemi dei cittadini, dei problemi della città, del turismo. Abbiamo dentro la nostra associazione, spero, altre grosse professionalità
che noi stiamo corteggiando come una che c'ho a destra, non so se posso dire il nome, tipo Lucia Di Nucci, che è un operatore turistico che sta qui, Emiliano che si occupa per esempio del mondo della disabilità e quindi sta lottando per l'accessibilità alle spiagge, per l'accessibilità ai palazzi, cioè ognuno porterà un pezzo di cuore, un pezzo di sapere con sé. Io faremo delle cose, faremo delle iniziative. E quando vi diranno, ma ti ci metti di qui, che tu ne dici che stanno a fare? Non stiamo a fare niente. Non vi preoccupate. È tutto trasparente, è tutto visibilissimo a tutti. Certo, una cosa è sicura, che saremo molto concreti, perché la concretezza è stato quello che mi ha sempre guidato e che guida tutte le persone che vedete qui. Cioè, talmente concreti, che Remo Verna, un momento, vi diceva, le cunette, la segnaletica, cioè, qui siamo fatti un po' così. E tralascia. Quindi, e poi molti giovani, se avete visto, molti giovani, perché i giovani in fondo, io lo vedo con i miei nipoti, i giovani ti garantiscono una sorta di energia, di eterna giovinezza. Io non ho figli purtroppo. Quando ho conosciuto la figlia del Papa di Sipi, ho detto, ci può essere anche il delirio in questi giovani. Lei è una fantastica, così come Noemi, così come i ragazzi della consulta, così come Maria che in questo momento ci sta mandando in diretta su Facebook. Quindi io dico che questo sarà un grande progetto fatto di fatti e di persone che ci metteranno la faccia. Grazie. Perché avevamo promesso di essere bravi, quindi grazie a tutti quanti voi per aver partecipato, siamo veramente molto contenti di vedere così tanta gente qui e ci teniamo in contatto, tanto abbiamo, come ha detto anche Cristiano, è una casa aperta a tutti quanti, chi vuole può iniziare fin da subito. Grazie. Sentirete parlare, sentirete parlare di noi, quello sicuramente. Male sicuramente, ma noi, come ha detto Cristiano, non interessa. Grazie a tutti e buona serata.